Fontana inizia la sua attività nel 1956 e fu fondata da mio padre Fontana Pietro. Rimanemmo a Olcinate fino al 1988 prima di trasferirci a Carozzo Corte in questo plant che piano piano è cresciuto fino a occupare una superficie di 12.500 metri quadri in questa sede. Fino al 1980 abbiamo fatto attrezzature meccaniche, lavorazione conto terzi, lavorando per aziende principalmente locali o lombarde. Poi dopo siamo entrati nel settore degli stampi, acquisendo impianti di alta tecnologia come elettrolusione a filo a controllo numerico, fresatrice a controllo numerico, programmazione automatica con l'ausilio di computer. Poi il grande salto generazionale è stato fatto nel 1989, quando siamo entrati in contatto con il Politecnico di Zurigo e abbiamo contribuito allo sviluppo dei software di simulazione numerica. Questo ci ha permesso di avere ordini di grandi dimensioni, dove noi facevamo l'esecuzione principalmente delle attività commerciali e relazionali, facevamo le progettazioni in ingegneria e poi esternalizzavamo la costruzione degli stampi, arrivando a far costruire in Italia circa 400.000 ore di lavorazioni meccaniche di stampi all'anno. Infine, negli anni 90, con l'arrivo della globalizzazione, fummo costretti a fare i conti con i costi locali e abbiamo preso in considerazione di realizzare uno stabilimento a Istanbul nel 2003. Nel 2000 siamo entrati in rapporto di collaborazione con l'azienda Ferrari, la quale necessitava di un partner con una forte competenza sull'alluminio. Iniziamo questa collaborazione che ci permise di dare spazio occupazionale a tutte le persone che prima erano coinvolte nella costruzione degli stampi, che nel frattempo veniva trasportata in Turchia e poi successivamente in Romania. Da lì abbiamo iniziato una relazione che ha portato poi a farci collegare con tutte le principali case automobilistiche del lusso in Europa, perché noi realizziamo le parti in alluminio per esempio per la Rolls-Royce, per la Macan, per la Bentley, per la Aston Martin, per la Lamborghini e così via, per la Maserati, e tutti i nomi che hanno un prodotto nell'alta gamma di lusso non possono che essere i nostri clienti, perché noi abbiamo un prodotto più unico che raro. Il nostro ciclo produttivo parte dalle attività di ingegneria con l'elaborazione dei dati matematici per realizzare le superfici che poi dopo vengono riprodotte sui pezzi e quindi sugli stampi per poterli realizzare. Noi partiamo da un quadrotto scantonato secondo le esigenze. Il computer produce una simulazione di stampaggio virtuale dove poi attraverso una graduazione di colori vengono evidenziate le zone di rottura oppure di ingrossamento o di allungamento dove bisogna restare in certi parametri e alla fine quando è ultimata la fase di stampaggio virtuale noi abbiamo l'evidenza di quello che succederebbe realizzando l'attrezzatura con quelle curve, per cui si interviene modificando i raggi ove possibile per evitare rotture o spessimenti eccessivi. Qui stiamo evidenziando le varie differenze nell'allungamento e negli assottigliamenti della materia prima. Quando un pezzo diventa rosso vuol dire che non è fattibile, oppure possiamo controllare anche i riflessi sulle superfici in modo da evitare effetti pallonata o effetti estetici che non riescono a soddisfare le richieste della clientela. Da lì poi si passa alla realizzazione dello stampo e lo stampo viene realizzato sia per lo stampaggio caldo che per lo stampaggio freddo. Per lo stampaggio caldo abbiamo un ciclo con l'estrazione e il posizionamento di un pezzo. Lo stampaggio freddo, in particolare, viene controllato meticolosamente per problemi di qualità, che è un criterio che l'occhio normale non percepisce, ma i nostri operatori sono specializzati nel cogliere proprio ogni minimo difetto che non viene tollerato dalla nostra clientela. Il passaggio successivo, che è quello del taglio laser, che viene realizzato con impianti di ultima generazione, e che lavorano anche loro 7 giorni su 7
24 su 24, ne disponiamo circa 18 di questi impianti e per passare poi successivamente alla fase di lastratura ed assemblaggio che precede la consegna del sottogruppo assemblato alla nostra clientela. Qua vediamo alcuni pezzi e bisogna pensare che per realizzare un pezzo tante volte bisogna produrre 3, 4, 5 stampi, per cui nella realizzazione di un progetto dove ci sono magari 100 elementi da fare, magari ci troviamo a realizzare 200, 300, 400 stampi in un tempo estremamente contenuto. Sulle pareti sono rappresentati i progetti che sono stati realizzati negli ultimi 30 anni, perché da 30 anni noi matematizziamo tutto quello che facciamo fisicamente e quindi c'è una grande disponibilità di dati matematici che sono sempre a disposizione per poter verificare le esperienze acquisite. Per dare un riferimento dei volumi e dei dati inerenti all'azienda, noi siamo un'azienda che fa circa 240 milioni di fatturato all'anno e che ha una prospettiva dei prossimi 5-6 anni di relazioni che permettono di avere già la quasi totalità degli ordini acquisiti, perché abbiamo delle relazioni pluriennali ed esclusive con i nostri clienti. Questo è presentato dal fatto che il prodotto Italia ha un'alta competitività, perché noi siamo un popolo estremamente creativo, reagiamo immediatamente alle difficoltà, rispettiamo gli impegni e siamo considerati un'azienda estremamente affidabile. Questo ci permette di avere una visione futuristica con assoluta sensibilità e ci permette di poter pianificare investimenti importanti anche per il prossimo triennio.